benvenuti da Max YY. Io sono Massimo, lei? Giorgia. E lui? Andrea. Però abbiamo anche un ospite oggi, Alexa. Ciao. Buon pomeriggio anche a te. Ammazza. Come avete capito, oggi parliamo di Alexa. Troverete su YouTube tantissimi video che parlano di Alexa. Quindi, per fare una cosa diversa, visto che usiamo Alexa da tanti anni ormai, sì, e ne abbiamo diverse, abbiamo fatto una classifica delle funzioni di Alexa che più utilizziamo e che più ci piacciono. Però principalmente siamo partiti da quelle che usiamo di più. E dico subito che Alexa è un prodotto strano perché ha venduto tantissimo, però alcuni la rifiutano a priori. Questo non è un video per farvela comprare a tutti i costi, però per farvi capire un po' meglio perché tanti l'hanno comprata. È come avere un maggiordomo in casa, ecco perché abbiamo un Alexa in cucina, una in camera dei ragazzi, una in bagno e una in salotto, e quindi diventa un po' come una di famiglia. Perché molti non la comprano? Perché lei sente quello che viene detto in casa, e quando viene detta la parola Alexa, da quel momento in poi registra e manda tutto ciò che viene detto da quella parola in poi, da Alexa in poi, ad Amazon, viene analizzato subito e subito viene data una risposta. Questo è interessante perché di là, quindi, dove in Amazon vengono sviluppati vari programmi che devono rispondere a queste domande, possono continuamente migliorarsi e creare quindi nuove risposte, nuove funzionalità di Alexa. Ecco perché vi parlo di un maggiordomo, perché distribuendola in casa e avendo lei sempre in ascolto si può chiedere un po' di tutto. Ci garantiscono che lei ascolta solo da Alexa in poi, però è un po' strano perché per capire che è stato detto Alexa, lei deve ascoltare sempre, no? È strano. Infatti noi adesso, per fare in modo che lei non reagisca alla parola Alexa, abbiamo usato un tasto apposito per far sì che lei non ascolti. Veniamo comunque alla classifica, che è la cosa più interessante. Cosa partiamo, dal fondo o dal principio della lista? Dal fondo. Dal fondo, dai. Allora, Giorgia, 14, chi abbiamo al 14? Date di nascita VIP, cioè le persone famose. Famose, che la data tanto di nascita. Esatto, ogni tanto diciamo, vediamo un film, diciamo, ma quando è nato quello lì? Quando è nato Jean-Claude Van Damme? Noi allora chiediamo e lei risponde. Vabbè, 14esimo posto. Poi 13. Voto dei film. Voto dei film. Ce lo descrivi tu, Andrea? Sì. Se hai bisogno di sapere quanto è bello un film, si può chiedere ad Alexa attraverso IMDb il voto generale di questo film. Si chiede: Alexa, è bello il film Pinco Pallo? Sì. E lei ci dà il voto di IMDb, che è un'applicazione famosissima dove ci sono i voti di tantissimi film. Posto numero 12, dillo tu. Significato delle parole, semplicemente come un dizionario. Ah, che funziona anche con l'inglese, sì, quindi con le altre lingue. 11, Giorgia? Beh, è il traduttore. Ah, giusto, è un traduttore, però di parole singole per ora. 11esimo posto, la presa smart. Cos'è la presa smart? La descrivo io, è questa qua, è un oggetto quindi in più che va comprato, e rende quindi smart, cioè comandabile da Alexa, qualsiasi presa di casa. Ci potete attaccare, dopo. Ci possiamo attaccare una bajur, una lampada di casa, quindi vecchia, anche di 20 anni, si mette questa nella presa di corrente, la presa invece della lampada si attacca qui e Alexa la può comandare. Quindi Alexa accendi la lampada, Alexa accendi. Si può anche cambiare nome, noi a Natale la usiamo per l'albero e quindi diremo Alexa accendi l'albero di Natale, per esempio. Accendi albero e si accende. Poi, a che numero siamo? Mi sono perso. 10. Adesso c'è l'orario. Ah, possiamo chiedere quindi? L'orario, sì. Che ore sono? Sì. Proviamo. È una funzione semplice, vai. Alexa, che ore sono? Sono le 3:31 del pomeriggio. Questa era facile, dai. La mutiamo di nuovo, se ogni volta reagisce. Andrea, posto 9. Ci sono, si possono comandare i cancelli e l'allarme di casa attraverso il Broadlink, che è una piccola piramide. Ah, dopo vi faccio vedere la foto. È una piccola piramide, costa sui 45 euro, mm-hmm, ed è un emettitore di segnali infrarossi, quelli dei telecomandi, e di segnali a radiofrequenze, per essere semplici, il segnale del telecomando del cancello. Perché è comodo questo aggeggio? Perché lui impara questi segnali, quindi qualsiasi telecomando, qualsiasi telecomando del cancello, ma lui poi parla con Alexa. E quindi cosa si dicono? Quando io dico Alexa apri il cancello,
lei dice a questo aggeggio di mandare il segnale di apertura del cancello, il cancello si apre tutto in pochi secondi, quindi la sensazione che si ha è che Alexa apre il cancello, e in realtà è lei che comanda un altro apparecchio ed è quello lì che emette il segnale di radiofrequenza. Ok, siamo arrivati quindi all'ottavo adesso posto. Adesso c'è l'ottavo posto, il drop-in. Il drop-in è bellissimo, sì. Facciamolo vedere in diretta. No, con la mamma. Con la mamma, sì, okay. Dai. Col drop-in si possono chiamare altre Alexa in casa, ecco perché ne abbiamo quattro. Proviamo a chiamare la mamma. Fai Alexa, fai drop-in con Grigio. Sì. Ciao mamma! Ciao! Ciao! Chi parla? Giorgia, Andrea e Massimo. E anche tutti gli amici di YouTube. Oh, ciao a tutti. Va bene, grazie Nico, buon proseguimento. Alexa. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao. Alexa. Alexa, stop. Flick. Al settimo posto c'è la radio. Infatti, installando le skill per Alexa, che sono tipo le app dell'App Store, si può ascoltare la radio come radio DJ, radio RTL, semplicemente 102, dicendo 5. Alexa, radio DJ. Bentornato su Radio DJ, vuoi riprendere l'ascolto di DJ 30 Songs? Sì. Oppure vuoi ascoltare la diretta di Radio DJ? DJ 30 Songs. Ok. Buon ascolto con DJ 30 Songs. Alexa, stop. No, okay. Copyright, ok. Se no YouTube poi ci taglia. Quindi siamo arrivati al sesto posto, vuoi dirlo tu Giorgia? Sì, meteo è il sesto posto. Diciamo che è una funzione facile, sì, per Alexa, però in effetti siamo già arrivati al settimo, al sesto posto, quindi è una funzione che usiamo abbastanza spesso. Poi c'è 5. 5, questa la usiamo spesso, cioè l'elenco della spesa. Possiamo dire ad Alexa di mettere in una certa lista della spesa un prodotto, quindi metti nella mia lista l'acqua, metti nella mia lista il latte. Sì, ma... addirittura, scusami, noi abbiamo però la nostra app dedicata alle liste che si chiama Bring, che è molto comoda perché su tutti i nostri cellulari possiamo vedere la lista, e Alexa riesce a parlare anche con questa app, con Bring, e quindi possiamo mettere i prodotti anche dentro Bring, nelle liste di Bring, così poi le vediamo sul nostro smartphone. E questo è un aspetto interessante, lo vedremo dopo, perché Alexa riesce a fare questa cosa e anche tante altre cose con le skill, ma poi vi spiego che cosa sono. Andiamo avanti. Aspetta, dovevo dire una cosa. Se tipo io sono di mattina, vedo che finisco il latte, dico Alexa, metti a Bring latte, aggiungi a Bring. Cioè, la comodità è che appena vedi che una cosa finisce, glielo dici subito, sì. Lei è lì in cucina e lo dici, no? Sì. Invece a volte diciamo poi devo segnare questa cosa e mi dimentico se subito non prendo carta e penna, no? O non me lo scrivo. Siamo arrivati quindi al quinto posto, quarto posto le luci, se permettete lo dico io. Alexa riesce ad accendere e spegnere le luci. Proviamo. Alexa, spegni le luci. Ci vedete? Non lo so. Alexa, accendi le luci. Allora, come funziona questo? Alexa sa che si trova in cameretta, sta interagendo con le luci della Philips, il modello si chiamano luci UE, e sono appunto luci che riescono a interagire con Alexa. Semplicemente dando il comando, sapendo lei di essere in cameretta, sa che deve accendere queste qua. Perché puntualizzo questa cosa? Perché le abbiamo anche in salotto, da veri pazzi maniaci per la tecnologia. Però possiamo, quindi scusami, non mi interrompere una cosa, però lei quindi riesce a capire che non deve accendere quelle giù in salotto, ma che deve accendere quelle da cui riceve il comando. Dicevi? Però puoi tranquillamente anche dire Alexa accendi luci sala. Sì, puoi anche specificarlo, bravissima. Terza posizione, vuoi dirlo tu Andre? Sì, i promemoria. No, perché uno dice, che funzione, i promemoria, però è il terzo posto perché noi la usiamo spesso. Sembra una stupidata. In pratica dico, Alexa, imposta promemoria alle 4. Un promemoria per cosa? Fine del video. No, dai. Ok, te lo ricorderò alle 4 del pomeriggio.
se siamo bravi nel dare tutto il comando preciso a lei, adesso non pronuncio il nome, lo memorizza tutto in un colpo solo. Cosa voglio dire? Alexa, crea un promemoria per pianoforte alle 19. Ok, te lo ricorderò alle 7 di sera. Quindi dando l'oggetto, dando l'orario, specificando se a mattino o pomeriggio, lei lo fa. Se invece dico, Alexa, imposta promemoria per le 11 di domani. Sono le 11 del mattino o di sera? Di mattino. No, dai. Un promemoria per cosa? Sveglia. Sveglia. Ok, te lo ricorderò domani alle 11 del mattino. Quindi ti chiede se è di mattino. Sì. A proposito di sveglia, nella nostra classifica la sveglia non c'è, ma è una delle funzioni di Alexa. Perché non la mettiamo? Perché non funziona. E questo, pensa, è una cosa incredibile, perché non funziona. Purtroppo Alexa funziona solo se ha la connessione a internet, e a volte può capitare che il router in casa si spegne, cade internet. E se io dicessi ad Alexa svegliami tutte le mattine alle 8, devo andare a lavorare, e lei un bel giorno non lo fa, non mi sveglia perché non c'è connessione, io non vado a lavoro, è un disastro. Purtroppo questa cosa non mi dà tanta fiducia, quindi non la usiamo, non è neanche in classifica. Ed è un peccato, perché capisco che la funzionalità viene tutta demandata quindi ad Amazon, quindi lei manda subito la frase che viene detta e viene analizzata da Amazon e poi elaborata, però almeno la sveglia potevano lasciarla dentro Alexa in modo che non ci fosse questo problema. Al secondo posto abbiamo il timer, quindi molto comodo in cucina, perché possiamo dire metti un timer di 40 minuti, metti un timer di 35 minuti, e Alexa subito lo fa. Non ci chiede il contenuto, parte subito con un timer. Ne può gestire tantissimi, quindi posso anche mettere 2-3 timer insieme. Primo posto in assoluto, lo dice Giorgia che lo usa tanto. Musica, maestro! Facciamolo vedere. Alexa, riproduci una canzone. Ecco una playlist che potrebbe piacerti. 50 classici anni 10. Scegli l'Amazon lui. Music. Però puoi anche disegnare. Sceglie lei, poverina. Alexa, stop. Ebbene sì, questa è la funzione che più utilizziamo, quella della musica, perché? Perché Alexa è una cassa comunque, e quindi è intelligente con queste funzionalità che abbiamo appena descritte, però è in grado quindi subito di riprodurre musica con questa cassa. Abbiamo tanti modelli di Alexa, poi vi metterò le foto. Quella che abbiamo qui è l'Echo Dot di terza generazione. L'audio è buono, non è un hi-fi, quindi poi volendo ci sono dei modelli che costano di più e che hanno una fedeltà migliore di questa, però per noi è più che accettabile, anche perché la musica che sentiamo sono magari 10, più che 5, 6 tracce, è buonissimo. Quindi la cosa carina è che mette delle playlist in automatico, cerca di capire quali sono i nostri gusti, possiamo specificare noi un genere, a volte possiamo anche semplicemente dire un umore, quindi è molto comoda perché ci pensa lei a cercare la musica. In effetti, pensandoci bene, io ho una libreria molto popolosa e a volte ci metto qualche minuto solo a capire cosa voglio mettere, e così è più smart. Ok, io aggiungerei la lista, anche se non sono in classifica, delle funzionalità che all'occorrenza però possono essere utili. Per esempio, chiedere le notizie del giorno, può farci sentire le news, quindi di Sky TG24 o quello che vogliamo, sapere informazioni sul traffico, dicendo dove lavoriamo, può dirci per andare al tuo posto di lavoro c'è traffico o non c'è traffico, questo è interessante. Può leggere i libri, questo non è da poco, noi non lo facciamo, però è sicuramente una funzionalità interessante perché si integra con i libri che compriamo su Amazon e può leggerli. Ultima cosa, ci sono anche i giochi. Quindi volendo ci sono dei giochi, e li abbiamo provati, sono simpatici, però non sono giochi che poi ci portano via tutta la serata o che ci fanno desiderare di tornare a giocare. Tipo indovina l'animale, vero o falso. Sì, ci siamo divertiti comunque quelle sere che l'abbiamo provata, poi basta, non l'abbiamo più fatto, no?
Come fa quindi Alexa a fare tutte queste cose? Ha del software, quindi come dicevamo, sulle macchine di Amazon, chissà dove, ma poi ci possono essere altri sviluppatori che creano delle skill, si chiamano così, cioè si possono dare delle capacità in più ad Alexa. Io stesso ho provato a Natale dell'anno scorso a svilupparne una e devo dire che certo ho un trascorso da programmatore, ma non è stato difficile. Ho fatto una skill che si chiama birra in tavola. Ci sono tantissime skill e questo mi ha conquistato nella scelta, perché ci sono prodotti concorrenti a questo assistente vocale, però il fatto che si possano estendere le sue funzionalità con le skill è stato veramente interessante per me. Quindi, per esempio, parliamo dei concorrenti. Sicuramente c'è quello di Google, come si chiama quello di Google? Google Home. Google Home. Ha il pregio di integrarsi con la vostra Gmail, quindi questa cosa Alexa non la può fare, per esempio, però sul discorso skill non penso abbia la stessa potenza, lo stesso parco skill che ha Alexa. Non penso ce ne abbia proprio. Forse neanche. L'altra concorrente è quella di Apple, che si chiama HomePod. Si collega ovviamente a tutto l'ecosistema Apple, però non ha il discorso delle skill, ha un prezzo molto più elevato. Però si integra per esempio con la libreria musicale di casa vostra. Alexa può collegarsi a diversi servizi musicali, tra cui Music di Apple, Spotify, però non può collegarsi invece alla nostra libreria personale che abbiamo caricato sul nostro Mac, cosa che invece può fare l'HomePod di Apple, ovviamente. Discorso prezzi, adesso questo è un altro pregio di Alexa, costa abbastanza, costa poco Alexa, poco. Soprattutto durante il Prime Day o durante il Black Friday ci sono degli sconti fortissimi e questo porta veramente tantissime persone a portarsi a casa Alexa. Ma molte volte ci sono sconti, sì. Anche quando escono con colori diversi. Non si può dire purtroppo per quanto riguarda i prezzi la stessa cosa di Apple, perché invece il costo è veramente molto più elevato. Discorso colori, un tema interessante, perché in base al colore possiamo scegliere quale modello mettere in quale ambiente. Quindi per esempio in cameretta dei bambini scrivania bianca, abbiamo preso quella bianca, in bagno piastrelle rosa, abbiamo messo quella rosa, in cucina c'era il top della cucina che era grigio, abbiamo preso quella grigia, in salotto avevamo tante cose nere, abbiamo preso quella nera. Possiamo dare un nome ad Alexa. Perché è utile dare un nome? Perché quando si fa la chiamata interna fa la chiamata rispetto a quella Alexa lì. Ne abbiamo chiamato come noi. Mi è venuto in mente che una delle funzioni che usavamo anche spesso era l'annuncio, cioè poter dire ad Alexa di fare un annuncio su tutte le Alexa della casa e quindi poi lei registra quello che viene detto e quello che viene detto viene poi riprodotto su tutti gli Alexa di casa come un annuncio, appunto, ragazzi venite a tavola, una cosa di questo tipo. Quando si riproduce la musica c'è la possibilità, se si hanno diverse Alexa in casa, di dire di riprodurre non solo sull'Alexa con cui state parlando, ma anche sulle altre, quindi si può dire riproduci su ovunque e tipo filo di fusione sentiremo quella musica su tutto. Mentre si ascolta una canzone si può chiedere di chi è o che canzone è. Ok. Altre varianti nate da poco di Alexa sono per esempio questa Alexa Flex, che è un'Alexa identica a quella che abbiamo appena vista, però a forma di presa elettrica. Quindi abbiamo una presa per esempio in garage o in taverna libera, vogliamo avere anche lì una Alexa e questa soluzione dà la possibilità di non avere il trasformatore in mezzo ai piedi, il cavo di alimentazione, perché è tutto integrato. Il contro di questa soluzione è che la cassa non ha un audio di alta qualità, quindi non va bene per sentire la musica, va bene per sentire le risposte che ci dà. Quindi a questo poi ha un prezzo molto ridotto, intorno ai 19 euro. Ha anche una porta USB sotto dove si possono attaccare degli accessori e questa porta USB si può usare anche per ricaricare un cellulare. Attenzione, se la mettete in garage o in punti dove non arriva il wifi non funzionerà, quindi prima di acquistare questo tipo di prodotto verificate che arrivi il segnale in quel punto. Un'altra cosa interessante, ci sono degli interruttori, per esempio la marca Sonoff,
che si possono mettere all'interno delle scatole dove abbiamo i nostri pulsanti di accensione delle prese, e per far diventare quindi pulsanti di accensione delle nostre prese, delle luci, per esempio, intelligenti, perché potranno così interagire con Alexa. Cioè, per chi fosse interessato, vi descriviamo i tasti che ci sono su Alexa. Allora, tasto per attivarla. Ciao Alexa, senza dire Alexa. Ciao. Ciao. Quindi invece che dire Alexa puoi premere il pulsante. Oltre ad alzare il volume e abbassarlo a voce, si può anche premere il pulsante qua. Ok. E infine questo pulsante permette di non essere ascoltato da Alexa, quindi posso dire Alexa quanto voglio, Alexa, senza che Alexa mi senta. Alexa. Vero Alexa? Ok. Se non vi piace chiamarla con il nome Alexa, c'è anche la possibilità di chiamarla con altri tre nomi, cioè Computer, Amazon ed Echo, perché il prodotto si chiama Echo. Echo Flex, Echo Dot, non l'abbiamo mai detto, però ormai tutti la chiamiamo sempre Alexa ed è il nome principale che si usa per riferirsi a lei. Sì, questa funzione è utile se hai due Alexa in due punti vicini. Cioè, per esempio, se ce l'abbiamo qua in bagno e qua, qua diciamo Alexa e la diciamo Echo, sì, così sì, almeno non ci confondiamo. Allora, per far capire quanto per noi è stata utile, se io vi dicessi, no, basta, da oggi la restituiamo, ce ne disfiamo, la togliamo, voi cosa mi dite? No. Perché no? È utile in molti casi. Per te qual è la funzione in assoluto che ti piace di più? La musica. Per te? Musica e droppino. Con droppino posso dire quello che voglio. Puoi chiamare qualcuno in casa, sì, come se fosse un interfono, senza urlare, che non è male. Urlo per tutta la casa. Vi ringraziamo per l'attenzione. Come al solito vi chiediamo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace a questo video, di commentare con le funzionalità, se avete già Alexa, che invece voi preferite e che noi non abbiamo citato nella nostra classifica. E basta. Un saluto da Andrea. Ciao. Un saluto da Giorgia. Ciao. E un saluto da Max. Bye bye. Ciao. Ciao.